Welcome to Miro TV! Ragazzi, sono tornato, siamo tornati qui per parlare nuovamente della WWE. Ci siamo lasciati la vacanza alle spalle, 3 giorni di vacanza, chiamate la vacanza. E ragazzi, oggi sto rosso in faccia perché è pomeriggio, preferivo stare più in montagna, che stavano 15 gradi in meno. No, tralasciando questo, che qua fa un caldo cane, parliamo, torniamo a parlare della WWE. Questi giorni non ho letto chissà quale notizia, sono stati purtroppo due scomparse molto importanti, abbiamo anche avuto notizie in merito a The Rock, si sta parlando molto di un possibile unione di The Rock, però io ci vado piano e mi piace parlare più di questa notizia qua, perché quello che ho letto stamattina mi ha un po' preoccupato, ma allo stesso tempo dubito che ci sia davvero qualche possibile preoccupazione, tanto passa un elicottero incredibile a confermare il fatto che sono tornato. Bene così, e ragazzuoli, ecco, preoccupando non lo sono sinceramente, perché sono wrestler davvero molto importanti, soprattutto gli ultimi due. Ora non me ne vogliono tanto Gallows e Anderson, ma se c'è qualcuno che secondo me che rischia di non avere un rinnovo del contratto, sono loro, ma anche questi due ragazzuoli, secondo me, non sono i peggiori tag team che ha la WWE, assolutamente. Proprio, anzi, se la WWE non andasse a rinnovare il loro contratto, questi due nelle Indie, poi chi segue le Indie, secondo me, potrà confermare questa mia teoria, farebbe una cazzata a dargli il passo alle Indie. Adesso si sta facendo i discorsi di non dare Neville alle Indie, se non è stato rescisso il contratto a Neville perché avevano paura di un possibile Cody Rhodes 2.0 e ora mi vai a dare Gallows Anderson così. No, io non ci credo. Però adesso leggiamo bene la notizia, ragazzi, perché secondo Dave Meltzer, non uno comunque, cioè ragazzi, questo è molto vicino alla WWE, a diverse fonti all'interno della WWE, i contratti di Luke Gallows e Karl Anderson del campione United States, Shinsuke Nakamura del campione WWE e AJ Styles cadranno tutti intorno a inizio 2019. Guarda caso, ragazzi, in questa data, pochi video fa, abbiamo parlato di un possibile arrivo di Kenny Omega in WWE perché gli scadrà il contatto con la New Japan. Guarda caso. È possibile dunque che nelle prossime settimane inizieranno contrattazioni bla 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 bla. Vi lascio ovviamente la notizia come al solito qui sotto in descrizione, ragazzuoli. E che dirvi, ragazzuoli, prendiamo i discorsi di Gallows e Anderson. Secondo me neanche loro rischiano. Vi dirò la sincera verità, non rischiano perché sono secondo me un buonissimo team che però ha avuto troppo poco spazio, che hanno vinto questi due praticamente il titolo di coppia all'epoca, poi hanno avuto uno shot poche settimane fa contro i Bludgeon Brothers, squashati, sono spariti, sì, hanno fatto dei segmenti abbastanza comedi nel backstage, però poca roba. Dire che rischiano di essere silurati oppure che non gli venga rinnovato il contratto, secondo me è troppo. Fatto sta che tra questi quattro nomi, Gallows e Anderson sono forse quelli più quotati, se dovessimo proprio dire no, la WWE questo non gli rinnova, perché ragazzuoli, AJ Styles non puoi non rinnovargli il contratto. Perché non gli puoi rinnovare il contratto? Prima di tutto, perché AJ Styles, uno dei migliori performer su quel ring, cioè questo ve lo dico a mani basse, lo dico da sostenitore di AJ Styles, non da fan, da sostenitore. Uno che piace wrestling gli deve piacere assolutamente AJ Styles, che è un grandissimo wrestler che ha sempre dato secondo me il massimo nei match, anche con quell'infortunio, a quanto pare che poi non si è manco più fermato questo infortunio alla schiena, sta continuando a lottare, continua a lottare. Punto 2, ragazzuoli, forse il punto più importante che smentisce questo possibile addio di AJ Styles a WWE, l'hanno messo in copertina con WWE 19. Ora sfido chiunque a dire che questo non conti nulla, assolutamente proprio, non è possibile, perché una compagnia seria non va a mettere uno che gli scade il contratto, come se avessero messo Neville, cioè sarebbe stato clamoroso, Stesso discorso penso si possa fare di Daniel Bryan, però queste sono altre cose. Lasciamo stare Daniel Bryan e parliamo ancora di AJ Styles. Vi devo dire davvero io altri 200 motivi perché AJ Styles non è a rischio con la WWE. E lui è stato anche chiaro poche settimane fa, pochi mesi fa, con l'ultima intervista. Io voglio chiudere la carriera qui con la WWE, che parla chiaro, ok, non avranno rinnovato il contratto, quindi tutto parla chiaro. Se non è ancora rinnovato questo contratto, 2 o 3 settimane leggeremo che l'hanno rinnovato, perché stiamo parlando di AJ Styles, assolutamente. Su Nakamura c'ho qualche dubbietto in più rispetto a AJ Styles, non perché ho qualche dubbietto in più, è che la New Japan, ragazzuoli, lo rivuole, ha fatto uno stint clamoroso, penso, con la New Japan Shinsuke, se non mi sbaglio ci ha lottato 12 anni. E come si fa a dire che Nakamura tiene molto di più alla WWE rispetto alla New Japan? Ovviamente a livello di popolarità tutti pensano
penso che tengano più la WWE rispetto alla New Japan, perché la WWE è il punto cardine per un wrestler, come i calciatori professionisti, ragazzuoli. Uno quando gioca a calcio vuole andare a giocare nel Madrid, nel Barcellona, nelle squadre comunque che hanno vinto di più, ma questo è normalissimo. Però da qua a dire Shinsuke Nakamura vorrebbe ritirarsi in New Japan e non in WWE, io non ci metto la mano sul fuoco. Io non ce la metto proprio sta mano sul fuoco, perché Shinsuke secondo me ha ancora da dare molto alla WWE. Anzi, ultimamente mi sento da dire che il suo vero stint in WWE è iniziato dal suo turnil, perché dal turnil ha iniziato un pochino a convincere. Poi so che qualcuno non è d'accordo con me, ma ragazzoli, Nakamura secondo me da heel sta facendo molto bene, a differenza del suo stint da face. Sì, avrà vinto la Royal Rumble, alzo le mani, e vince la Royal Rumble non è da tutti, però ragazzoli, non convinceva assolutamente da face Nakamura, cioè nel main roster non ha proprio mai convinto da face, almeno secondo me. Era over per la sua team, ma ragazzoli, pure Fandango era over sul Jeff, questo è un paragone, pure Fandango era over per la sua team. Quindi Fly Down, secondo me Nakamura sta riscontrando molto più opinioni positive da Hick e da Face. Poi se a qualcuno non piace, amen, ma questa è la mia versione. Ed ecco, tra tutti e questi quattro lottatori, Nakamura quello che ci può lasciare un po' più nel dubbio quando si parla di un possibile ritiro, anche se secondo me ha ancora diversi anni davanti, ha diversi anni davanti. La G-Styles ne do un po' nemmeno, secondo me nei prossimi 2-3 anni la G-Styles si ritirerà a 40 anni, ma ragazzoli, ha fatto davvero tante tante cose questo wrestler, e in WWE ancora da dimostrare a Jay. Per questo io dico 2-3 anni basta in avanzo per vedere il massimo da Jay Styles, che a sto punto io gli farei tranquillamente chiudere la carriera in WWE. Ma questo lo dico col cuore in mano e con tutto l'augurio possibile, perché a Jay Styles merita la WWE, la WWE merita a Jay Styles, secondo me lo sta trattando molto bene, soprattutto da un anno e mezzo a questa parte. E secondo me è anche giusto che rischi di superare il record di CM Punk, perché se c'è qualcuno che deve farlo è da AJ Styles. La storia di AJ Styles lo sappiamo tutti. AJ Styles, ragazzuoli, fu scartato dalla WWE parecchi anni fa, lui ha continuato a lottare, ha continuato a costruirsi una carriera, l'ha fatto benissimo in TNA, Ring of Honor, ha fatto sempre un grande percorso. Non ho citato New Japan, ma anche in New Japan ha fatto davvero stracelli, il Bullet Club, ragazzuoli. Io penso che AJ Styles meriti davvero di chiudere la carriera in WWE. Io penso anche che Shinsuke Nakamura meriti un rinnovo del contratto, ma anche Luke Gallows e Karl Anderson. Fatemi sapere la vostra nei commenti, mi raccomando, spolliciate, commentate, condividete, iscrivetevi al canale se non lo avete già fatto. Da me è tutto, too sweet.